Hanno fiducia nel futuro e sono pronti ad affrontare le nuove sfide del mercato, ma avevano bisogno di risorse e così hanno partecipato al bando gestito da Sviluppo Basilicata per l'assegnazione di microcrediti finalizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo delle piccole imprese. Hanno ottenuto il finanziamento e 16 di loro, 11 della provincia di Matera e 5 della provincia di Potenza, hanno firmato i contratti nella sede di Sviluppo Basilicata nel capoluogo di regione, dove sono state illustrate le finalità del bando che seleziona i progetti da sostenere e da cui sarà possibile partecipare fino al 30 giugno del 2016. Ad oggi il finanziamento assegnato è di circa 24.000 euro e diretto ad agevolare 3 nuove imprese, 2 imprese femminili, 9 imprese con meno di 5 anni di attività, ovvero libero professionisti con partita IVA, e 2 imprese operanti nel terzo settore. L'amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Giampiero Maruggi, ha spiegato l'importanza del fondo per il microcredito voluto dalla Regione Basilicata. La Regione Basilicata ha la fortuna di avere questo tessuto connettivale di tante piccole, piccolissime imprese che talvolta rischiano di essere un po' dimenticate, e questo fondo invece le vuole ricordare e le vuole far crescere. Anche nel mondo delle imprese ci sono tante ombre, però io dico che il compito di chi ha responsabilità pubblica è proprio di eliminare le ombre dove è possibile. L'avviso è attivo dal 2011 e ad oggi sono quindi arrivate complessivamente più di 1.000 domande. Abbiamo impegnato risorse per circa 10 milioni di euro, considerato che la dotazione dell'avviso è di 15 milioni, residuano altri 5 milioni che potremmo impegnare da qui fino alla fine del 2016, perché i termini di presentazione delle domande sono fino al 30 giugno, poi i termini istruttori dovremmo chiudere tutto entro il 30 giugno 2016. Consideriamo altresì però che questa è solo una prima fase, perché nel momento in cui i rientri dei finanziamenti aumentano, questo fondo si ricostituisce, queste disponibilità rientrano nella disponibilità della Regione e c'è la possibilità poi di immettere ulteriori risorse sempre con questa tipologia di strumento finanziario.